208 anni della Fondazione Arma dei Carabinieri, che è presenza sui territori, prevenzione della criminalità, supporto alle comunità, interventi ad ampio raggio e formazione. Efficacia ed efficienza, dunque, negli anni l'Arma ha fatto del suo modello di presenza un esempio di legame con la popolazione. Proprio negli anni si è avuto un potenziamento con unità, nuove specialità e stazioni. L'operatività e la presenza. Cerimonia oggi all'interno della caserma del Lido del Carabiniere con autorità civili, militari e religiosi ed un reparto di formazione in armi composto da comandanti di stazioni militari in grande uniforme speciale del comando provinciale, nonché una rappresentanza delle specialità dell'arma presenti in provincia con la cornice di alcuni mezzi in dotazione ai diversi reparti. L'arma radicata sul territorio significa reparti, uomini e mezzi ed il comando provinciale Carabinieri di Salerno è presente sul territorio con un reparto territoriale a Nocera Inferiore, 9 compagnie: Salerno, Amalfi, Mercato San Severino, Battipaglia, Eboli, Agropoli, Sala Consilina, Sapri e Vallo della Lucania, 3 tenenze a Cava dei Tirreni, Pagani e Scafati e 92 stazioni, dall'Agro Sarnese Nocerino al Cilento, dalla costiera amalfitana fino al Golfo di Policastro. Sono oltre 1.600 le donne e gli uomini che operano in sinergia con le specialità dell'arma in provincia. Ed è un report, quello dell'Arma dei Carabinieri, che mette insieme prevenzione ed interventi, dallo spaccio di sostanze stupefacenti a reati predatori, alla violenza sulle donne, all'attenzione con i riflettori puntati sui minori. Una costante attività di vigilanza svolta nei 158 comuni della provincia salernitana, dispiegando sempre maggiori servizi di controllo del territorio mirati a prevenire ogni forma di criminalità, in particolare i cosiddetti reati predatori che più di tutti incidono negativamente su quella che è la sicurezza reale e percepita dei cittadini. In piena sintonia con l'autorità giudiziaria è stata condotta un'incisiva azione di contrasto della criminalità comune ed organizzata mediante mirate attività investigative. E nel corso dell'ultimo anno sono state concluse varie indagini con particolare riguardo al contrasto del commercio all'ingrosso e al dettaglio di notevolissimi quantitativi di sostanze stupefacenti che hanno consentito di trarre in arresto decine di soggetti, tutti componenti di un'organizzazione camorristica operante nel comprensorio dell'Agro Sarnese Nocerino. Inoltre si parla anche di specifici controlli straordinari del territorio, in particolare del porto commerciale di Salerno, che hanno portato al sequestro di circa 200 kg di cocaina proveniente dall'Ecuador. Importante riferimento dell'Arma dei Carabinieri a quelle che sono le varie forme di violenza di genere, in particolare quella contro le donne. Tutti i reparti del comando provinciale a cui l'arma conferisce sempre maggiore attenzione con una costante attività di formazione in favore dei carabinieri hanno profuso il massimo sforzo per assicurare alla giustizia autori di efferati delitti avvenuti tra le mura domestiche. E nella lotta alla criminalità organizzata è stata condotta una manovra investigativa incentrata soprattutto nelle aree più sensibili della provincia, ovvero l'Agro Sarnese Nocerino, la Piana del Sele ed il capoluogo salernitano, dove sono stati individuati e disarticolati sodalizi criminali dediti principalmente alle estorsioni, all'usura ed al traffico di stupefacenti. In riferimento a quest'ultimo fenomeno, nel tempo si è consolidata un'azione di contrasto basata sulla sinergia tra l'attività preventiva ed il lavoro investigativo. E sempre in tema di contrasto al crimine organizzato, sono state intraprese mirate e approfondite attività in sinergia con i vari reparti di specialità dell'arma, parliamo del NAS, NIL, NOE, NAC e Forestale, finalizzate proprio a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico e produttivo locale. Ed ancora, nello scorso mese di gennaio, è stata conclusa un'attività investigativa che ha portato all'esecuzione di decine di misure cautelari nei confronti di soggetti, sia italiani che stranieri, indagati a vario titolo di associazione a delinquere di tipo mafioso, finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di giochi e scommesse illegali. Ed ancora si parla approfonditamente, sempre con maggiore attenzione, della tutela dell'ambiente, la cui rilevanza è divenuta sempre più tangibile nel corso degli anni, poiché è rivolta a funzioni di protezione del paesaggio, del territorio e del mare, nonché al contrasto degli illeciti in materia di rifiuti, che è uno dei pilastri dell'intervento dell'arma.
molteplici e significativi sono gli interventi svolti per il contrasto all'abusivismo edilizio in zone vincolate dal punto di vista paesaggistico. Si parla di circa 400 controlli effettuati ed oltre 80 sequestri nell'ultimo biennio. E poi l'operazione Rinascita Sarno, avviata nel 2020 come campagna di controllo a tappeto degli impianti industriali nell'area, divenuti maggiormente impattanti sul fiume e tuttora in corso. La cultura della legalità tra i giovani, collaborando con istituzioni scolastiche, anche qui l'arma in prima linea, prendendo parte a dibattiti sul disagio e forme di devianza giovanile in tema di prevenzione dell'uso di droghe ed abuso di alcolici, di sicurezza stradale, di educazione ambientale, di pericoli della rete, di bullismo e cyberbullismo, con una partecipazione complessiva di 5.000 studenti in 58 diversi istituti scolastici.